Lei dice che i cortei non sono bastati finora, le manifestazioni. Non sono bastati, ne abbiamo fatti tanti, abbiamo chiesto in tutti i modi e le risposte quali sono state? Ignorare completamente tutto, anzi accanirsi. Non so se mi spiego. Adesso bisogna cercare di essere più incisivi. Io l'ho detto con parole mie, cioè questa normalità è terrificante. Dobbiamo interrompere la normalità. Però a mia opinione, io ti ripeto, interrompo come posso. Ognuno deve farlo come vuole lui. Non possiamo far finta di niente, alzarci la mattina e fare le solite cose quando una persona viene torturata tra quasi 5 mesi da governo italiano. Se Cospito muore, che cosa accadrà? Guardi, quello che accadrà io non posso saperlo. Quello che accadrà storicamente, se i responsabili della morte di Alfredo saranno uccisi dagli anarchici. Saranno uccisi? Sì, ma non adesso e non da me. E non dalla gente che c'è adesso, perché se guardiamo la storia degli anarchici, sanno fare giustizia. È l'unico gruppo politico che a un certo punto si dimentica di rapporti di forze, opportunismo politico e decide di fare giustizia, costi quel che costi. Troppo clamore c'è stato attorno a questo fatto, perché in futuro, quando sa la storia, lo sapete meglio di me, è un sistema ipercomplesso, nel senso che non è prevedibile da nessuno, fa delle strane virate. Quando si creeranno le condizioni, è mia opinione, ripeto, personale opinione, che questa gente pagherà, sarà giustiziata. Opinione e speranza, lo dico, sono sincero. Cercate di darci una mano, cercate di non fare uccidere Alfredo, perché è meglio per tutti alla fine, non solo per noi. Diventa un paese peggiore. Il mondo intero guarda schifato quello che sta succedendo in Italia.